avventura della Visconti femminile alle Final Four di Genzano di Coppa Italia inizia prestissimo, la mattina di sabato 3 gennaio 2015 alle ore 8. Appuntamento al bar Sole Luna di Fondi, vero e proprio quartier generale della società fondana. Colazione per tutte le ragazze e lo staff tecnico e poi via in direzione Palazzetto dello Sport di Fondi per la rifinitura. Al termine della rifinitura, l'intervista a Mr. Ciro Iori. Siamo con Mister Ciro Iorio al termine della rifinitura qui al Palazzetto dello Sport di Fondi della Visfondi femminile. Mister, siamo ormai entrati in clima Final Four anche da un punto di vista pratico, con la rifinitura appena svolta, quali sono le sue sensazioni per questo importantissimo evento? Buongiorno, sì, siamo entrati nella fase finale, pronti alla gara di oggi pomeriggio. Le sensazioni sono tante, le emozioni già sono toccabili. Le riusciamo a vedere negli occhi delle ragazze, nelle gambe. Arrivare a questo traguardo è stato importantissimo per noi. Speriamo bene un po' la sorte. La medicheria è rimasta piena, purtroppo non siamo riusciti a svuotarla, quindi arriveremo a fare questa fase finale con le persone, con le ragazze contate, purtroppo. Come ha già anticipato lei, infatti ci sono parecchie defezioni per diversi motivi. Le chiedo soprattutto quanto peserà l'assenza di Marika Colantuono, uno dei principali terminali della vostra squadra, che ricordiamo è stata squalificata nella gara dei quarti di finale in modo un po' controverso, ma al di là dell'episodio in sé, ecco, l'assenza di Colantuono quanto sarà importante? L'assenza di Colantuono ha un peso molto importante, sì, la squalifica ci sta tutto, purtroppo gli eventi sono quelli che sono, dobbiamo ragionare da atleti, da calciatori, tante volte non farsi prendere dall'euforia, ecco, perché alla fine questa squalifica costa tanto proprio a tutto il gruppo, a tutta la squadra. Ricordiamo Colantuono, la ragazza ha messo fino ad oggi con 10 reti al 6, a 10 gol ha fatto, quindi ha un suo peso, l'assenza è importante, quella di Colantuono, cercheremo di ovviare, di tappare questa falla che è importantissima. Guardando la classifica del campionato, il match tra voi e la Virtus Ciampino sembrerebbe impari, ma in realtà nella gara di campionato ve la siete giocata alla pari, quindi con quali armi potete avere la meglio sul Ciampino? Ci credete? Noi ci crediamo, nella partita secca, sì, il campionato possiamo dire che abbiamo mantenuto, come già detto precedentemente, 40 minuti di gara, abbiamo giocato con un clima abbastanza estivo. Oggi giochiamo in un palazzetto, noi siamo abituati a giocare sul palazzetto, in quello di Fondi ci abbiamo fatto due campionati, quindi quale sarà l'arma? L'arma sarà sicuramente il cuore e le gambe delle ragazze e poi tanta testa. Oggi l'importante è la testa, la concentrazione dal primo al 63esimo quando finirà la gara, perché è importante quello, la testa e la concentrazione. Torno a ripetere, siamo contate, però non facciamo questo una scusante, nessun mezzo di scusa, andremo a lottare fino all'ultimo minuto. Mister Ciro Iorio dunque è molto fiducioso, sa bene che sarà difficile, ma nonostante le assenze crede molto nella sua squadra. Adesso però, dopo la rifinitura e il tempo del relax, giro nel centro storico di Fondi, tutte le ragazze e lo staff tecnico e poi via verso una nota trattoria locale per consumare il pranzo. Pranzo, partenza alle ore 13.15 circa per Genzano, arrivo nella località romana per le ore 14.45 circa. È ufficiale, siamo in clima Final Four.
dopo la sistemazione nelle camere, c'è il viaggio verso il Pala Cesaroni di Genzano, l'arrivo della Visponi femminile alle ore 15.45 circa, per assistere alla prima delle due semifinali, quelle in programma tra Briciola e Virtus Fenice. L'attesa, ecco le interviste ai massimi dirigenti della società fondana. Prima il direttore sportivo vero e proprio factotum Ermanno Ferraro e poi il vicepresidente della Visfondi Calcio a 5 femminile Domenico Capotosto. C'è grande emozione non solo tra le ragazze ma anche nei dirigenti. Siamo con Ermanno Ferraro, direttore sportivo della Visfondi Calcio a 5 femminile. Ermanno, in diretta dal Pala Cesaroni, quali sono le vostre e tue personali impressioni nell'immediatissima vigilia di questo importantissimo evento? Buonasera a tutti, ottime impressioni devo dire, nonostante le mille difficoltà nel percorso che ci ha portato a disputare queste Final Four. La squadra è decimata da un virus influenzale, però per le restanti sta bene, c'è entusiasmo, c'è voglia di fare per questa esperienza che per tutta la società è la prima volta. Andiamo in campo, ce la giochiamo contro la corazzata Virtus Ciampino, però ci proviamo. Sarà 0-0, palla tonda, palla al centro, 60 minuti, se non di più, noi ci proviamo fino alla fine. Come dicevamo stamattina con mister Ciro Iorio, al termine della rifinitura che avete svolto al Palazzetto dello Sport di Fondi, vi avvicinate a questa importantissima rassegna con delle defezioni per infortuni e squalifiche varie. Ecco, quanto incideranno queste assenze? Queste assenze possono incidere parecchio, allo stesso tempo possono incidere poco, dipende intanto da come inizierà la partita. Io credo che i primi minuti di gioco saranno fondamentali e dipende soprattutto dalla testa delle ragazze che andranno in campo. Molto probabilmente oggi ci sarà la coppia Iorio-Cibelli e darà più spazio alle ragazze più giovani ed è il momento in cui devono dimostrare di essere cresciute. Ecco, tu non solo sei un dirigente di questa società, ma sei anche un grande conoscitore del calcio a 5 femminile a livello regionale, guardi tantissime partite, quindi conosci molto bene la potenza dell'avversario Virtus Ciampino, come accennavi in precedenza. Ecco, quali possono essere i punti deboli di questa squadra, se ce ne sono? I punti deboli della Virtus Ciampino credo che siano, cioè noi possiamo metterlo in difficoltà sulla velocità, ma anche contemporaneamente sulle giocate semplici. Se cercheremo di giocare palla in maniera difficile con tocchi e tocchetti che poi nel calcio a 5 non portano a nulla, sinceramente credo che ci esporremo alle loro ripartenze e metteremo ancora più in risalto la loro forza. Se giocheremo in maniera molto molto semplice, così come Iorio e Cibelli hanno fatto apprendere con delle piccole soluzioni tattiche, credo che potremmo giocarcela alla pari. Consideriamo che la partita di campionato per 40 minuti siamo stati sul punteggio di parità. Ermanno, arrivare in finale è solo un sogno o una possibile realtà? Arrivare in finale, voglio andare controcorrente, per me è solo un sogno. È un sogno che forse questa sera potrà diventare realtà. Siamo con Domenico Capotosto, una delle figure dirigenziali più importanti della società Visfondi. E Domenico, quali sono le tue impressioni appena entrato al Pala Cesaroni per questa immediatissima vigilia delle Final Four? Oggi siamo qui nelle Final Four, Pala Cesaroni, gremito di gente. Sinceramente stare qui è un'emozione non indifferente, perché le ragazze hanno dato il massimo l'anno scorso e anche quest'anno si stanno impegnando, e avere la possibilità di stare qui e poter, diciamo, aspirare alla vittoria per noi è un grande risultato, perché la femminile non è il calcio a 5 maschile. Recepire ragazzi al giorno oggi è difficilissimo, quindi già essere qui per noi è una grande emozione. Ecco, dicevi appunto
reperire ragazze soprattutto sul territorio provinciale non è facile, però la Visfondi ce l'ha fatta con tutte giocatrici del luogo di Fondi o comunque della zona, tra Formia, Terracina, quindi del sud pontino. Primissima squadra, ricordiamo, a livello provinciale femminile a raggiungere questo importantissimo traguardo regionale, non per niente la Coppa Italia Agra Cup che si sta disputando a Genzano è la massima competizione a livello regionale. Ti chiedo cosa vuol dire questo anche a livello di sponsor, tu che sei un uomo di dirigenza, diciamo così. Allora, oggi è difficile recepire le ragazze, ma soprattutto recepire gli sponsor, perché come ben sappiamo in Italia c'è una forte crisi, quindi ragazzi, arrivare qui con le nostre forze e l'aiuto di alcuni sponsor, di cui faccio un nome particolare, la Fidaleo Imballaggi, che ci ha dato una grossa mano l'anno scorso, e diciamo, stare in una situazione del genere non è facile, come mi ripeto, scusatemi, ma è difficilissimo, però grazie alle ragazze che hanno una volontà di ferro e alcune che purtroppo oggi non ci sono perché ammalate, infortunate, abbiamo ottenuto grossi e importanti risultati. Speriamo l'anno prossimo di riuscire a recepire qualche ragazza ancora in zona, perché noi non abbiamo la possibilità economica di affrontare grosse spese, però se dobbiamo fare un sacrificio, al massimo due, cercheremo in tutti i modi di riproporci a livello regionale e sperando anche a livello nazionale. Ti faccio una domanda forse un po' prematura, però vista la salvezza dell'anno scorso ottenuta da queste ragazze e visto l'ottimo campionato che stanno disputando quest'anno a soli due punti dal terzo posto, quale può essere la prospettiva per la stagione prossima? Quella di una futura Serie A2, visto che ci sarà la riforma nella prossima stagione? Noi speriamo in questa riforma e la A2 noi vorremmo farla con le nostre forze, ti ripeto. E come ho detto già prima, con l'innesto di un paio di ragazze di una certa caratura, cercheremo, come ci siamo salvati l'anno scorso, cercheremo di salvarci quest'anno e affrontare una A2 in modo da far avvicinare ancora di più il pubblico a questo sport che sta uscendo negli ultimi anni, perché prima era poco conosciuto. La prima semifinale tra Briciola e Virtus Fenice si conclude con un grandissimo colpo di scena, con la Briciola che batte la Virtus Fenice, che era favorita, con un 3-2 nei tempi supplementari grazie ad una grande rimonta. Ma ora, quel che più importa, è tempo di Visfondi femminile Virtus Ciampì. Qua sopra ce lo siamo meritati tutti quanti insieme, adesso sta a noi questo sogno materializzarlo. Siamo tutti emozionati, non nascondo neanche io, sicuramente ci tremeranno le gambe, ci batterà il cuore a mille, ma poi usciranno le lacrime, facciamo uscire lacrime alla fine e sono lacrime di gioia. Avete visto la gara prima dell'altra femminile come è andata, quindi crederci fino all'ultimo. Se ci tira la gamba, facciamocela tirare, ragazzi, 60 minuti, giochiamoci solo. Già per noi essere qua, già per noi è un'emozione grande, comunque ce lo siamo meritato questo posto qua. E arrivare qua, meritatamente, perché abbiamo meritato, per noi già è motivo di orgoglio, da parte vostra e da parte nostra come società. Quindi ragazzi, quello che succede, succede, divertitevi, perché è la cosa fondamentale, ok? E poi non perdete mai la testa. L'approdo alla Final Four di Coppa Italia regionale rappresenta di per sé un traguardo storico per la Visfondi, ma affinché questo momento possa rimanere indimenticabile nel tempo ci sono ancora due ostacoli da superare, i più difficili, i più importanti. L'inizio di questo incontro parte in questo momento la sfida e il primo possesso è a favore del Ciampino, che dunque prova a manovrare in questa partita, risultato naturalmente ancora di 0-0, è successo poco, attenzione però, perché adesso c'è una grande chance da parte della formazione della Virtus Ciampino che non viene concretizzata e poi la tiro in porta, arriva la rete.
rete realizzata da Signoriello. Al primo Bussardi no, che la porta cade giù con tutto lo stipite, pagato a caro prezzo questa disattenzione da parte della Vissa e Fondi. Sì, purtroppo un errore al limite dell'area, un pallone spazzato non benissimo da Cava, forse un po' tradita dall'emozione. Ancora Sofia Pisello, prova questa progressione sulla sinistra, riesce a superare un'avversaria di giustezza, arriva fino in fondo e poi dà questo pallone alla propria compagna di squadra. Si tratta di Federica Spiriti che sigilla il 2-0. Qui ha dormito un po' la retroguardia della Visfondi, si è fatta sorprendere, un'azione che tutto sommato sembrava gestibile in difesa. Sì, ancora una volta difesa non perfetta da parte della Visfondi, uno scontro di gioco anche un po' dubbio tra una giocatrice del Ciampino e Zomparelli. Sta trovando una difesa sicuramente ben organizzata, attenzione, intanto c'è il destro da parte di Popolla che stanno neutralizza ancora Fondi, che adesso ci prova con questa staffilata di destro che viene parata molto bene in due tempi da Marta Biaggi. Ciapriello affrontata da Zomparelli, poi adesso c'è un'ottima occasione per De Luca e arriva l'incredibile palo colpito da Sofia Pisello e poi fischia il direttore di gara Silvia De Luna che da quella parte ha fatto poco. Attenzione, il tiro al volo e il gol bellissimo da parte di Jessica De Luna, ha segnato dunque il gol del 3-0, un gol di controbalzo davvero raffinato, bellissima esecuzione da parte della giocatrice con la maglia numero 11 della Virtus Giappino, Carmine. Sì, è uno schema da calcio d'angolo ben eseguito, ma troppo lenta nell'uscita la difesa fondana, anche questa volta troppo rintanate nei 6 metri, Attanasio nulla ha potuto. È disperata e adesso vediamo se riuscirà a reagire la formazione fondana, che però si trova a subire anche questa conclusione da parte di Federica Spiriti, brava Veronica Attanasio nel pallone. Cavariani, ancora un possesso palla perfetto, tiro in porta a colpo sicuro di De Luna. Delle fondane oggi è totalmente, quasi totalmente da registrare, anche adesso vediamo un'altra occasione pericolosa per la Virtus Ciampino che va in gol, infatti 4-0. Segnato Silvia De Luca, azione personale, praticamente se n'è andata via indisturbata e poi ha concluso di sinistro sotto le gambe del portiere Veronica Attanasio. E due azioni hanno praticamente viaggiato su marce completamente differenti. Attenzione, adesso sta combinando un disastro la difesa della Visfondi che ha subito la quinta marcatura, ha perso palla in maniera assolutamente inadeguata Vanessa Treglia, scusate, ed è stata castigata dalla numero 9 Silvia De Luca. 5-0 per la Virtus Ciampino. Il morale adesso è davvero sotto i tacchi per la Visfondi, sicuramente un primo tempo severo soprattutto dal punto di vista del risultato per le fondane che... della marcatura. Adesso c'è un bellissimo slalom da parte di Aria Centola che conclude di prima con il sinistro, parata potrebbe diventare una disfatta. Ancora il tiro da parte di Ilaria Centola che ci prova da tutte le posizioni di punta, ha sfiorato l'incrocio dei pali della Visfondi. Adesso c'è Popolla che gira sulla sinistra per Zomparelli, il tiro a colpo sicuro, ancora una parata strepitosa da parte di Marta Biaggi. Adesso sotto i 20 anni, si tratta di Vanessa Treglia, di Alessia Cava, intanto si chiama questa azione, il gol del 6-0 da parte di Silvia De Luca servita perfettamente da Deborah Lagna, azione che è stata mortifera e ha trafitto per la sesta volta la retroguardia della Visfondi. 6-0 dunque al 17° minuto. Sì, questa volta però il merito è tutto di Deborah Lagna che si è sbarazzata con un gran numero di Alessia Cava. Silvia De Luca ha solo dovuto depositare in rete il 6-0. Un momento all'altro si aspetta il triplice fischio che arriva in questo momento, dunque sfida che dunque ha premiato la squadra più forte. Un ultimo commento telegrafico, Carmine, su questa sfida. Vittoria meritatissima della Virtus Ciampino, la Visfondi poteva fare molto di più soprattutto nel primo tempo. Emilio Cibelli, allenatore della Visfondi, una serata sicuramente amara questa, la partita era complicata alla vigilia perché la squadra della Virtus Ciampino sicuramente partiva con i favori del pronostico, le assenze si sono fatte sentire in maniera esagerata però da parte vostra. Sì, siamo venuti qua con molte assenze, purtroppo avevamo 6 giocatrici fuori, di cui tutte e 6 ragazze importanti per noi, e purtroppo la sfortuna ha voluto che comunque siamo arrivati qua con una rosa molto giovane e poco esperta per affrontare sicuramente una corazzata che è il Ciampino, che comunque è una squadra forte che loro dimostrano
dimostra il fatto che sono primi in classifica nel campionato. E niente, io infatti dentro lo spogliatoio vedevo le facce comunque delle ragazze che purtroppo, essendo giovani, una partita di questo calibro, sicuramente hanno peccato il primo tempo. Infatti il primo tempo si è concluso 5-0, di cui l'abbiamo regalato. Il secondo tempo sicuramente è stato più compatto e hanno iniziato a giocare. La partita, alla fine c'è stato il parziale solo di 1-0. È un peccato, però ripeto, per noi sicuramente è una soddisfazione già essere arrivati a questo punto della stagione e aver tra virgolette raggiunto l'obiettivo, quello della Final Four. Per noi è una soddisfazione come società e sicuramente... Ilaria Centola, è stata una sfida sicuramente che vi aspettavate poteva essere diversa, invece è andata sicuramente tutto male in questa serata. Un inizio difficile, poi nel secondo tempo le cose sono andate meglio, ma ormai insomma la frittata era fatta. Beh sì, abbiamo giocato sicuramente un primo tempo sottotono, al di sotto delle nostre potenzialità. E nel secondo tempo ci siamo date una svegliata, grazie anche alla scossa dei mister, però... Ci tengo a precisare che c'erano ragazze al di sotto dei 19 anni d'età, quindi un plauso va a loro che ci hanno messo la faccia e hanno dato il massimo. Comunque sia, un traguardo storico quello conquistato questa serata qui a Genzano. Nessuna squadra del capoluogo pontino era mai riuscita a fare quello che invece avete fatto voi, dunque non bisogna comunque dimenticare quanto di bello avete fatto finora, soprattutto ripartire nel 2015 avendo degli obiettivi chiari, quello per esempio di conquistare il terzo posto, che è la portata. Beh, il terzo posto resta l'obiettivo principale della squadra e di tutto lo staff Visfondi. Ciro Iorio, insomma, possiamo dire che questa serata ha regalato un'amarezza difficile, insomma, da digerire, ma possiamo dire che comunque sulla carta la Virtus Ciampino partiva con i favoriti del pronostico. Voi avete giocato molto meglio nel secondo tempo rispetto al primo, evidentemente l'approccio mentale era un po' sfiduciato da parte delle ragazze, c'erano molte assenze, evidentemente questo si è fatto sentire. Vabbè, sicuramente le assenze si sono fatte sentire, l'approccio a questo tipo di gara è difficile per qualsiasi giocatrice, scende su un parquet del genere e viene a fare una semifinale di Coppa, si presenta difficile. Noi siamo venuti qui in maniera molto rimaneggiata, abbiamo onorato la maglia fino alla fine. Primo tempo sì, non avevamo acceso la luce sicuramente, l'abbiamo accesa nel secondo tempo, abbiamo dimostrato di che pasta è fatta la Visfondi anche con 6-7 ragazze solo, però abbiamo onorato, torno a ripetere, la maglia e la società fino alla fine. Dunque si conclude con uno sfortunatissimo 6-0 l'avventura della Visfondi di calcio 5 femminile alle Final Four contro la corazzata Virtus Ciampino, strafavorita non solo per il match in questione ma per tutte le Final Four. Le assenze sicuramente hanno pesato e la squadra di mister Zaccagnini ne ha approfittato per fare della squadra fondana un sol boccone. Dopo il ritorno in albergo alle 22.30, la cena tutti insieme in un'atmosfera sicuramente più distesa rispetto all'immediato post gara, e verso le 23.30 tutte a nanna. Domenica 4 gennaio 2015, nonostante la pesante sconfitta nella semifinale contro la Virtus Ciampino, c'è subito tanta voglia da ripartire, come testimonia l'intervista tripla da noi realizzata alle tre giovani terribili della squadra, Giulia Popolla, Alessia Gava e Sara Di Fazio. Alessia Gava, Giulia Popolla e Sara Di Fazio, il futuro della Visfondi femminile. Partiamo da Giulia Popolla, la più giovane delle tre, classe 1997. Giulia, come hai visto questa partita? È stata una partita molto tosta e non
magari con più persone, qualche cambio in più, potevamo dare qualcosa in più che non è stato dato anche da noi. Sicuramente la vostra giovane età può essere un pregio, ma in queste circostanze può anche pesare, no? Per molti di voi era la prima volta, anche Alessia Gava, stessa cosa, classe 96, poco più grande della collega Popolla, per la prima volta si è affacciata su questa ribalta. Come hai visto anche tu questa partita, come è stata per te? Vabbè, comunque l'emozione era pur sempre una semifinale, quindi l'emozione c'era e anche tanta. Poteva andare molto meglio, però come ha detto già Giulia, mancavano le persone, però noi ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo pur sempre fatto la nostra figura. Bene, e Sara Di Fazio invece, portiere della Visfondi, anche lei classe 1996, 18 anni da poco, forse non si aspettava di entrare nei minuti finali del match contro il Ciampino. Sara, una bella soddisfazione per te poter giocare 7-8 minuti, no? Sì, sicuramente, era inaspettata e è stata una bella esperienza. E come loro ne usciamo soddisfatti da questa partita e con pochi cambi comunque abbiamo fatto vedere ciò che sappiamo fare. E torniamo a Giulia Popolla. Giulia, tu insieme alle tue compagne fate 53 anni in tre. È quasi impressionante questo numero, perché questo denota davvero la vostra giovanissima età. In campionato quest'anno ti sei già fatta valere, hai realizzato qualche gol anche importante come nel match contro il Borussia, sei una che non si risparmia mai e dà sempre tutto. Che esempio rappresentano per te le tue compagne più esperte come Centola, Zomparelli e via di scorrendo? Per me le giocatrici dovrebbero essere tutte come l'area Centola, perché penso che sia la giocatrice più seria, che cioè si allena, rispetta la squadra, rispetta la società ed è l'unica che è costante sempre in tutto. E la stessa cosa credo valga anche per le altre ragazze. Ad Alessia Gava invece chiedo, al suo secondo anno alla Visfondi, che mini bilancio può trarre da questo suo primo anno e mezzo nella società fondana. Sicuramente in qualche occasione hai potuto mostrare il tuo valore, sei alla ricerca di una continuità di rendimento, però l'età è dalla tua parte, ecco, come giudichi questo tuo anno e mezzo alla Visfondi? Beh, comunque mi sento molto cresciuta rispetto agli anni precedenti vissuti in altre società e sicuramente la Visfondi, sia la società che la squadra, mi ha molto aiutato nella mia crescita. E per me è un buon, comunque mi sento soddisfatta di tutte le mie prestazioni e tutto ciò che ho fatto per la squadra e si spera in un po' di più di continuità nelle partite comunque. Sara Di Fazio invece, portiere proveniente dalla Pallamano Fondi, e per te si tratta di un'esperienza nuovissima nel calcio a 5, quindi semplicemente ti chiedo come ti stai trovando e quali sono state le principali difficoltà, soprattutto all'inizio per te. Le difficoltà sono state molte, perché il cambio di sport, cioè il cambio della pallamano del calcetto, è molto. E grazie a Giuseppe e anche a Veronica e Lorena, che quindi mi hanno sempre aiutato, ho affrontato in un modo migliore questo cambiamento e alcuni risultati ci sono stati, cioè ci sono anche visti. Ultima domanda, che è uguale per tutte e tre. Rispondete una alla volta, partiamo sempre da Giulia Popolla. Alla vigilia del girone di ritorno, quali sono gli obiettivi secondo te della Visfondi? Tenere una buona posizione in classifica e penso di fare il risultato come abbiamo fatto all'andata, forse anche meglio. Passiamo ad Alessia Gava. Si spera almeno di rimanere ai piani alti e di continuare così, perché siamo un'ottima squadra e i risultati possono arrivare molto facilmente. E concludiamo con Sara Di Fazio. Bisogna comunque continuare a far vedere ciò che sappiamo fare e quello che abbiamo fatto nel girone d'andata farlo anche nel ritorno. Eccoci giunti alla fine del nostro viaggio, al termine del quale vorrei ringraziare tutta la società Visfondi per averci dato l'opportunità di seguire da vicino ogni singolo momento delle ragazze sia sabato 3 che domenica 4 gennaio 2015.
Per noi di mondofutsal.net è stata un'esperienza fantastica, così come lo è stata per le ragazze che, nonostante la sconfitta domenica, ci hanno tenuto a guardare la finale femminile, il programma tra Virtus Ciampino e Briciola. La Virtus Ciampino, dopo aver sconfitto la Visfondi, ha trionfato anche nella finale in un match senza storia. Si conclude dunque con una sconfitta sul campo, ma con tante emozioni vissute in 2 giorni, l'avventura della Visfondi Calcio a 5 femminile nelle Final Four di Genzano. E sicuramente sia le ragazze della Visfondi, con lo staff tecnico, ma anche noi di mondofutsal.net, porteremo per sempre dentro questa fantastica esperienza.